Incidente oggi, giovedì 3 gennaio, intorno alle 11 sull'ex statale 460 di fronte al benzinaio Tamoil a Feletto. Una Seat Ibiza, con a bordo due ragazzi sui 25 anni di Folizzo, ha tamponato una Fiat Panda condotta da una donna di 58 anni di Borgiallo, la quale ha fermato la sua corsa contro il palo di illuminazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bosconero, la Croce Rossa di Rivarolo Canavese e la Polizia Stradale. I tre occupanti delle vetture sono stati trasportati all'ospedale di Cornier in codice verde per accertamenti. Torino gli ha detto, no, però...